Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Stefano Nava e grazie per aver scelto anche oggi di restare in nostra compagnia per questo match. Un saluto e un grazie anche da parte mia, Pier, e speriamo di divertirci, di far divertire la gente a casa. Pronti per le emozioni del match tra Wigan Athletic e Nottingham Forest. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Ecco come si schierano gli ospiti. 4-5-1 può portarsi in vantaggio. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Ci sono metri a disposizione. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Palla girata sulla fascia. Pallone che torna in possesso degli avversari. Taxidis. Buon possesso palla, caccia di spazi. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. Milosevic. Ansarifard. Pallone recuperato senza problemi qui. Azione interrotta. João Carvalho. Potrebbe andare al cross. Taglia in mezzo al campo. Occhio al tiro. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Eh sì, non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Evans. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte, Pier. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Palla messa in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Continuano nel possesso palla quasi ipnotico nei confronti degli avversari. La mette in mezzo con questo pallone. Distinto il difensore, spazza via. Taxidis. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Buona l'intuizione qui. Cerca il traversone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Intercettano bene il pallone. João Carvalho. Ansarifard. La traiettoria verso il centro. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Beh, questa era un'occasione da sfruttare. Non ci sono altre parole. Ha provato a piazzarla, sì, ma forse avrebbe fatto meglio a calciare di potenza. C'è il movimento dei compagni. Può calciare in porta da lì. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Naismith. Evans. Occhio, cerca l'area di rigore.
Ecco il tiro. Nessun problema qui per il portiere. Taxidis. Chema Rodriguez. Vindas. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Palla interessante in profondità. Palla filtrante molto interessante qui. Immagini che confermano la chiamata dell'assistente. Questione di centimetri qui. Ma era in fuorigioco. Azione che non mi sembrava comunque particolarmente pericolosa. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Pallone recuperato. Apre il gioco. Evans. Cerca la rete. Si immola il difensore. Spazzano via il pallone. Si riprenderà con la rimessa laterale. Sostituzione in vista. Il Paris Saint-Germain con i social network, con i suoi profili, ha messo fine alle tante voci che circolavano e c'è dunque l'ufficialità per questo nuovo acquisto. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Vindas. Ha spazio per andare. Può far partire il cross. Bravo qui il difensore che spazza via. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Pallone profondo, pericoloso. Buona l'intuizione. E c'è la conclusione. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Puntuale qui il difensore nel recupero. Powell. Ci sono metri a disposizione. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Pallone intercettato senza problemi. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. È tutto fermo, fuori gioco, peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Manovra interrotta dagli avversari. Naismith. Palla larga. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Può cercare il cross. Palla vagante adesso. Chema Rodriguez. Un altro ottimo tocco. Ha spazio davanti a sé. Palla messa dentro. Pallone spazzato via bene dalla difesa. João Carvalho. Tenta il tiro. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. No, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ancora un quarto d'ora da giocare. Sarà fallo laterale. Evans. Tocco orizzontale.
tocco dentro. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Buono il dive by. Occhio alla botta. Sono andati a un passo dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? Attento qui il difensore che allontana. Il difensore è un muro su questo tiro. Ci sarà un calcio in angolo importante a questo punto della gara. Occhio al corner. Battuto male questo corner. Gran tiro. Tiro respinto dal difensore. A Doma. Chiedo a Matteo Barzaghi quanto manchi al termine del match. Mancano 5 minuti al termine del match. Il risultato che resta inchiodato sullo 0-0. Bene Matteo, grazie. A Doma. Chiude bene il triangolo. Prova in porta. Puntuale qui il difensore nel recupero. Altri 120 secondi da giocare. Ottimi i suoi passaggi oggi. Passaggio intercettato. Arriva